col direttore generale Fabio Scannapiego. Fabio, inizia una nuova stagione, inizia il ritiro precampionato, si parte, tante le conferme, tanti nuovi arrivi, che roster è venuto fuori? Ma innanzitutto siamo abbastanza soddisfatti del lavoro che fin qui è stato svolto. Pensiamo di aver costruito una squadra equilibrata, con doppioni in ogni ruolo, e poi sarà giustamente il campo a dirci se abbiamo lavorato bene o male, ma pensiamo di aver fatto le cose con un certo criterio. L'ultimo arrivato in termini di tempo è Milan Dondur, un vero e proprio colpo di mercato per il basket Bellizzi, ricordiamo l'ultima stagione in Serie B tedesca col campionato vinto. Tra l'altro, ci racconti un po' quelle che sono le tappe che hanno scandito il suo arrivo a Bellizzi? Ma Milan era un giocatore che insieme a tanti altri abbiamo visionato in quest'estate e niente, alla fine siamo riusciti a portarlo a casa, ma questo è soltanto grazie al presidente Pellegrino, che ha voluto fare uno sforzo ulteriore per completare il roster. Cosa può dare Milan in termini di valore aggiunto a questa squadra? Ma sicuramente porta centimetri e completezza sotto le plance. Va innanzitutto a portare anche un po' di qualità che probabilmente avevamo già con giocatori come Izzo, Giordano, Valentino, lo stesso Esposito. Diciamo che abbiamo un buon reparto lunghi quest'anno. Con lui il mercato è chiuso? Credo di sì. Poi siamo ancora in ballo, diciamo che finché non iniziamo il campionato tutto è un po' aperto, però grosso modo la squadra penso che sia questa. Un'ultima cosa in chiusura, dando anche un'occhiata a quelli che sono i movimenti di mercato delle altre squadre, che tipo di campionato si aspetta? Ma noi pensiamo e speriamo di poter fare un campionato competitivo. Di sicuro a livello di organico ci sono squadre che stanno lavorando molto molto bene, squadre blasonate come Angri, come Pozzuoli, la stessa Maddaloni che è una retrocessa dalla Serie B, poi ci sono tante altre squadre come Nola, è un campionato abbastanza equilibrato con credo almeno 5-6 squadre costruite per vincere. Il nostro campionato sarà innanzitutto da neopromossi cercare di dimostrare di poter stare in questa categoria. E poi tutto quello che verrà ci prendiamo, insomma.